Eccoci di nuovo nel mio canale, benvenuti e bentornati. La novità che vi voglio comunicare ufficialmente è che abbiamo messo a punto un canale, stiamo cercando di lavorare sul canale in modo da renderlo sempre più gradevole e piacevole. Quindi, come vedete, trovate oltre a tutte le info box, trovate il titolo di volta in volta dei video che pubblico sul canale e trovate il titolo, come vedete, proprio qui sotto. Poi potete iscrivervi al canale, attivare la campanella e quindi escono le icone di iscrizione al canale e di attivazione della campanella. Inoltre vedete che abbiamo inserito, siamo riusciti ad inserire, insomma, mettendoci lì con un po' di lavoro e di pazienza, il mio sito e soprattutto tutti i riferimenti diretti se volete accedere e avere contatti con me, in modo tale che siano riferimenti più diretti a voi. Inoltre questa nuova grafica che permette una fruibilità migliore e maggiore dei video all'interno del mio canale. Questa è una prima piccola, grande però anche novità che non vedevo l'ora di portarvi perché insomma il canale, affinché il mio canale appunto il risveglio, dove io parlo di risveglio spirituale e cristianesimo esoterico, sia veramente un canale che sia sempre più ascoltato e seguito con voglia. E affinché questi che sono temi molto profondi come il risveglio spirituale, appunto, e il cristianesimo esoterico, che talvolta sono temi anche impegnativi, però fondamentali per la nostra stessa esistenza, soprattutto spirituale, vengano resi un pochettino più fruibili grazie a queste animazioni e a questo tipo di azioni che stiamo facendo. Quindi non si finisce mai, di lavoro ce n'è ancora molto da fare, ma mi auguro che sia gradita questa novità. Quindi tutti i riferimenti li vedete, il cambiamento lo vedete, diciamo che il canale rimane sempre questo, ma gli stiamo dando una veste nuova. E mi auguro che sia per questo più facilmente fruibile per voi e condivisibile. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo ai prossimi video, come sempre, e vi lascio sempre col motto che ho fatto mio: non bisogna cercare di guarire il corpo senza curare l'anima. Ciao e tanto bene.